fatto da 30 giorni, qui ci sono da 30 giorni persone di Milano che stanno venendo qui sera per sera, va bene, a chiedere la solidarietà, a dare solidarietà, quindi non permettiamo di rovinare una lotta che da oltre 30 giorni stiamo facendo qui in forma civile, prendendo la solidarietà di tutti i lavoratori solo e soltanto perché qualcuno si vuole prendere lo sfizio stasera di andare sotto la torre. Sotto la torre noi ci siamo 24 ore su 24 ore. Bravo. Quindi potete venire nei prossimi giorni. Stasera noi vogliamo sentire i delegati, la cittadinanza di Milano. Qui c'è questa proposta dal compagno metalmeccanico di unificare tutte le lotte e fare una grande assemblea al dopolavoro ferroviario, noi l'accettiamo, ma non accettiamo provocazione. Bravo. Compagni e compagne, se stasera non ci muoviamo da qui e andiamo sotto la torre, sgombrano la torre. No, ma... è bene che lo capite. Bravo. Tutti. Bravo Vincenzo. Per favore, vorrei dirvi di ascoltarlo, non fate in modo che quello che sta facendo mio marito sia una cosa vana, vi prego. Brava Gio, brava. Non lo fa nessuno, non lo fa nessuno qua, non lo fa nessuno. Qui ragazzi con noi della Tronotta hanno già sperimentato il sistema per licenziarci con l'articolo 18, sono riusciti a licenziarci con l'articolo 18, per cui questa è la cosa più, una delle cose gravissime che sono successe e io mi sto incazzando, scusate le parolacce, perché in questo momento ci sono 5 testate giornalistiche e diciamole, TG1, TG2,